Sono 86.245 i migranti che risiedono in Abruzzo, pari al 6,5% della popolazione, una presenza triplicata rispetto a 10 anni fa. Il dato è emerso durante la presentazione del volume Per una gestione integrata del fenomeno, pubblicazione promossa dalla regione nell'ambito del progetto Partner, finanziato con il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi e coordinato dalla prefettura di Chieti. Lo studio evidenzia prospettive e riflessioni interessanti, ma anche criticità che sono presenti sul territorio regionale rispetto al fenomeno migratorio. Come ha osservato l'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco, dati preziosi soprattutto in vista del nuovo piano sociale che il Consiglio regionale si appresta a deliberare e che dovrà necessariamente tener conto anche del fenomeno migratorio nelle sue diverse forme. Va considerato nella globalità il fenomeno, sia dal punto di vista politico che sanitario, che di integrazione linguistica, che proprio di integrazione sociale. Non è possibile che i comuni ritirino i bonus bebè alle mamme immigrate che devono lavorare come le nostre mamme, perché sono venute qui anche per lavorare quando ne hanno la possibilità e quindi, come dire, creando un secondo problema. Quindi è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. I fondi sono, ecco, come ho detto prima, ci sono sia fondi ministeriali come quelli del FAMI, per esempio abbiamo partecipato a un bando il mese scorso, adesso è uscito il nuovo bando, ma ci sono anche i fondi del Fondo Sociale Europeo che sono fondi per tutte le fragilità e quindi anche per gli immigrati. Il nuovo piano sociale, ha aggiunto Sclocco, sarà presentato in Consiglio regionale ad inizio giugno, dopo un anno di ampie consultazioni che hanno coinvolto comuni, enti, associazioni, cittadini. Ci saranno grandi cambiamenti in questo piano, anche rispetto al regolamento di accesso ai servizi, che è un altro punto importante, e quindi, insomma, poi daremo il via, spero, ad una nuova stagione.